Allora, adesso vi facciamo vedere il risultato dell'impasto. Ripeto, abbiamo fatto 24 ore di maturazione a temperatura ambiente. Ecco qui, vedete i buchini sotto, significa che l'impasto è lievitato. Bene, puoi far vedere perché tanto. Eccoci, passiamo subito alla fase di stesura. Solita tecnica, portiamo l'aria verso i bordi. L'impasto è molto molto morbido, però comunque, ecco tutta l'aria verso l'esterno. Arrivati qui. Lavoriamo in questo modo, togliamo tutta la farina in eccesso di modo che non vada nel forno. Se ci sono bolle d'aria le schiacciamo e passiamo al condimento. Cucchiaio e mezzo di pomodoro. Un po' di basilico, fior di latte, un giro d'olio. La pizza è pronta, eccola qui, la nostra margherita. Eccoci. Correte. Torna indietro. Ed ecco il vuoto che c'è all'interno. La struttura che c'è all'interno è questa. Adesso faremo una pizza particolare. Una pizza con crema di friarielli alla base, frullati con acqua di bufala, fior di latte, salsiccia e olio. Si tratta di una pizza che in realtà è stata inventata dal maestro Francesco Martucci della pizzeria Masanielli a Caserta. E ho pensato di riproporla a casa. Ecco qui, questa è la crema di friarielli, mettiamo un po' di salsiccia.
fior di latte. C'è già un profumo che non vi dico. E un giro d'olio. Ecco fatto. Possiamo passare ad infornarla. Ok, pronto. Eccola qui. Crema di friarielli, fior di latte, salsiccia.